La storia che vi racconteremo oggi è una storia di coraggio, di lotta contro le barriere architettoniche, di integrazione per la disabilità, ed è la storia del professor Raffaele Brischetto. La mia avventura di vita, un'avventura che si è svolta in 69 anni, l'età che appunto ho adesso e che mi ha portato a fare diverse esperienze. Lei non è venuta a conoscenza di avere la distrofia muscolare, quindi aveva una vita, se la possiamo definire in un certo senso, normale, anche se adesso lei comunque svolge una vita normale. Certo. Quindi abbiamo detto, lei era un professore, un maestro, dico certo. Sempre professore. Innanzitutto, ecco, voglio dire che io non sono nato a Ischia, ma sono nato in Sicilia. Poi sono venuto qui al Porto, dove ho svolto la carriera di maestro. Quegli anni ha conosciuto sua moglie, immagino. Tutte queste battaglie che lei ha fatto, l'ascensore al comune di Ischia. Arriviamoci per gradi. Devo dire la verità, io mi vergognavo all'inizio di andare a fare questo, perché mi sembrava di fare la richiesta a titolo personale, cioè che io avessi, una vita migliore se si fossero fatte queste cose. Quindi per alcuni anni ho trascurato, ecco, questa cosa qui, proprio perché non volevo, ecco, che si divincesse la mia lotta come una lotta a titolo personale, fino a che non venne a Ischia una sempre associazione della UIL, però di un altro comune. Fui chiamato a questo incontro. Le battaglie non le vinco solo io, le battaglie si vincono insieme a chi collabora con me, a chi attraverso queste battaglie riceve un beneficio. Ma lei come definirebbe la disabilità? Se mi dovesse dare una definizione di disabilità, che significa essere disabile? Ma io ho sempre detto che ognuno di noi è disabile in qualche cosa. Può essere quello disabile che magari non può mangiare pasta, quello disabile che magari non può mangiare, non può camminare. Può essere disabile quello che ha una famiglia che non l'aiuta, può essere disabile chi non ha una casa. Cioè, io credo che la disabilità tocchi tutti quanti, anche chi si sente bene e che non ha problemi, abbia qualcosa che vorrebbe avere ma non ha. È come una cecità che non è reale, nel senso che uno non vede gli occhi, gliele ha buoni, ma comunque non vede oltre il palmo del suo naso.